stabilito una serie di contratti, convenzioni internazionali che hanno determinato degli strumenti precisi che poi gli stati aderenti hanno adottato. Anche l'Italia, e che sussistono ancora oggi. Anche l'Italia, insieme ad altri 41 stati, fra cui Brasile, l'Ucraina, l'Inghilterra, il Canada, eccetera, hanno, tutti i paesi europei, eccetera, hanno acquisito nel loro regolamento, nella loro legislazione nazionale, il dettato di questi trattati internazionali. Uno di questi, uno dei più importanti, di quelli appunto di interesse bancario, era quello che era relativo alla cambiale. La cambiale, nonostante poi tutte le trasformazioni indotte faziosamente dalle banche nel corso dei decenni, non è quella che oggi conosciamo noi, che t'hanno detto le banche che sono quelle che vanno messe, utilizzate, eccetera. È tutt'altra cosa, perché anche lì le banche hanno messo al lavorio i loro avvocati, i loro come si dice, butta dentro, hanno modificato, travolto e stravolto tutto quello che era il dettato originario. Allora, io sono andato invece a recuperarlo. Per quanto riguarda gli aspetti nazionali, ragazzi, siamo d'accordo, ci interessa la cosa, come applicare, se non ci arriva, porco Giuda, come fai a arrivare? Aspetta un attimo. Allora, quindi noi è bene che sappiamo che la cambiale è uno strumento a disposizione di tutti e non obbligatoriamente bancabile. La banca può eventualmente scontarlo, se uno vuole va lì e gli dice: oh, io ti do un credito che ho io, me lo cambi, e glielo vendi. Lui invece ti date 1000 euro che c'è scritto sulla cambiale, la banca ne dà 900, perché è a 4 mesi, a 6 mesi, a un anno. Non te lo dà neppure, perché a me mi è successa la morte. Di più, lasciamo perdere. Allora, e però tu prendi i soldi in cambio. Ok, diventa un credito bancabile però, certo. O vendibile. Vendibile, e tutti i crediti o sono posso vendibili. Anche vendere tutti a un privato. Tutti i titoli sono vendibili. Lo posso vendere anche a un privato. Chiunque. Vabbè, il fatto che la passi già lo stai vendendo. Chiunque. Allora, la cambiale di per sé è una moneta, è un titolo. E essendo un titolo è bancabile ed è negoziabile con chiunque. Ok? Quindi ecco perché la cambiale la giri e la cambi a dove cazzo ti pare. Se tu sei disponibile ad accettarlo, beh. Ok, ma l'emissione dei cambiali è regolamentarizzata? Allora, c'è la legge, il Regio Decreto 1699 del 33, che recepisce questa convenzione internazionale del 1930. Le cambiali, quindi, sono una moneta cartacea a tutti gli effetti, certo. Che però invece di emettere quel figlio di puttana di Trebuchet, la emetti te, io, lui, cioè, tutti quanti. Allora, come funziona? Nella regola normale, nella prassi normale, uno c'è il traente e il trattario. Il traente è quello che la prende e il trattario è quello che la firma. Ok? Nella cambiale c'è scritto pagabile presso. Lì ci puoi mettere qualunque indirizzo vuoi. Allora, ci metti l'indirizzo della banca. Tu la porti in quella banca e ci metti l'indirizzo in quella banca. Se però tu non la vuoi mettere in banca, lo barri, non ci metti un cazzo e non la banchi da nessuna banca. E allora come se bancabile solo a rete dei cittadini? Esatto. E esatto. Così non è più bancabile in banca? Esatto. E c'è però dillo subito. No, però nessuno vieta che la cambiale possa essere scarabocchiata. Però tu sai bene che se una cambiale viene scarabocchiata ci deve essere la firma del traente originario. Per cui se uno modifica una cambiale è perseguibile penalmente, a meno che non l'abbia corretta lui che l'ha emessa, quello che l'ha emessa, ma ci deve essere messa la firma. Già rispondendo alle domande che non abbiamo ancora fatto però, sì. Perché? Allora, arrivo, la cambiale quindi essendo moneta può essere, può circolare liberamente dappertutto, l'unico problema è che la legge bancaria della raccolta del credito dice che non ci possono essere monete alternative alla moneta a corso forzoso, per cui se trovi qualche testa di cazzo di quelli faziosi c'è il rischio che ti possa denunciare come fecero con Auriti, no? Allora è vero, ma Auriti però aveva una moneta vera che era il Simec. Noi invece abbiamo una cambiale, e la cambiale di per sé è legale. Okay. È legale, quindi qualcuno che gli venisse in mente di andare a denunciarti fa un autogol, perché che cazzo vuoi? È una cambiale che io ho messo a lui, che vuoi?